perché chiaramente dall'esterno non si percepisce il grande lavoro che invece stiamo facendo all'interno. È un lavoro non facile, perché la caserma è molto grande e quindi sostanzialmente il problema più grande è la messa in sicurezza per poterne consentire un'apertura al pubblico. Però volevamo far sentire che c'eravamo e che stavamo lavorando. Che cosa si sta facendo? Noi abbiamo avuto una serie di finanziamenti, ci stiamo preparando ad avviare i lavori, gli incarichi per un grosso finanziamento di quasi 5 milioni di euro, con i quali stiamo mettendo, come dire, in regola tutti i locali, prevalentemente ad uso deposito, ma anche come archivio e come uffici, perché pensavamo che fosse necessario avere una presenza costante sul territorio. C'è un suo sogno nel cassetto, qualcosa da realizzare qui all'interno della caserma? Allora, il progetto è impegnativo, perché l'idea sarebbe quella veramente di creare un luogo, un polo della cultura, un hub culturale, come si dice ultimamente, un posto in cui gli studiosi di archeologia possano trovarsi, incontrarsi ed avere a disposizione dei depositi intelligenti, dei depositi moderni, e un posto in cui discutere, mettere a confronto idee all'interno di un territorio che è veramente importantissimo, in un punto che ridia in qualche modo a Nocera la sua dignità passata, che possa essere uno snodo tra chi studia Pompei e chi studia la parte meridionale della provincia di Salerno, insomma veramente un polo culturale che possa essere aperto anche poi alla cittadinanza per concerti, conferenze, meeting, per vedere i materiali di uno scavo importante, insomma messi immediatamente in mostra.